Terribile lutto a uomini e donne, se ne va la sua spalla in tutto e per tutto. Il post social commuove il web. Ecco chi è scomparso improvvisamente lasciando un vuoto incolmabile nel cuore delle persone che lo conoscevano. Un nuovo dramma si abbatte sullo studio di Maria De Filippi. Scompare tragicamente la sua spalla da sempre. Arriva il cordoglio social che emoziona il web. Lutto a uomini e donne. Il salotto dei sentimenti di Maria De Filippi continua a far parlare di sé. Anche se la conduttrice più famosa della televisione si trova in pausa per l'estate, lei e il suo team sono già all'opera per confezionare nuove ed entusiasmanti puntate che i telespettatori potranno vedere a partire dal prossimo settembre. Anche se Queen Mary è in vacanza, i protagonisti che da sempre popolano lo studio di Canale 5, continuano ad essere stars dei social, tenendo informati il pubblico sull'evoluzione delle loro vicende sentimentali o in generale sulla loro vita privata. Proprio a questo proposito, nelle scorse ore, è arrivata una terribile notizia per i fedelissimi fan della trasmissione Mariana: è venuto a mancare improvvisamente, se ne va la sua spalla in tutto e per tutto. Che dramma! Il post social ha commosso tutti, piovono commenti di cordoglio. Se n'è andato per sempre. Il post social commuove. Nelle scorse ore gli affezionatissimi fan di Maria De Filippi hanno dovuto assistere alla pubblicazione di un post social che ha commosso davvero tutti. Lui se n'è andato per sempre, ha lasciato un vuoto incolmabile nelle vite di coloro che lo hanno conosciuto. Ad essere protagonista di un triste evento è Gianluca Tornese, ex corteggiatore della trasmissione, che ha dovuto dire addio al suo caro nonno. Il ragazzo si è voluto congedare dal suo meraviglioso angelo scrivendo lungo post su Instagram a corredo del quale ha caricato diverse foto che lo ritraggono in compagnia del nonno che improvvisamente è salito al cielo. L'ex corteggiatore ha speso solo parole meravigliose per il suo adorato nonnino ricordando alcuni dei momenti vissuti insieme. Gianluca racconta che suo nonno era un pasticcere, che si alzava alle 3 di notte per andare a lavorare e che non si è mai risparmiato per nessuno. Lavoro e famiglia sono sempre venuti per lui prima di ogni cosa. Non è stato specificato per quale ragione il suo adorato nonno è salito al cielo, ma l'ex corteggiatore di Uomini e Donne ha il cuore spezzato. Tantissimi i messaggi social arrivati per lui. I fan si sono stretti in un cordoglio virtuale che ha sicuramente fatto piacere a Gianluca, che sul web è amato tantissimo. Il giovane, che conta oltre 139.000 follower, si è fatto conoscere proprio per la sua partecipazione prima nelle vesti di corteggiatore a Uomini e Donne, poi come tentatore a Temptation Island. Nel salotto dei sentimenti di Maria De Filippi non ha trovato l'amore, ma lontano dalle telecamere sì. Oggi è fidanzato con una bella bionda, Francesca Viviani. E infine, grazie per aver guardato il video. Si prega di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante altre interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video.